Let's go! Ma sentite questa musica, ragazzi! Cosa è uscito? Pantheon Full AP Mid! Qualcuno l'aveva scritto prima di Zyra, l'ultimo... il povero senza Prime, prima di lui non si può dire... vediamo un po' prima se qualcuno aveva scritto Pantheon, non lo vedo. Non c'è nessun Pantheon, signori, e va bene. Pantheon full AP mid, mi piace, proviamo a fare la famosa tecnica del fast combo Pantheon. Ragazzi miei, let's go. Allora, intanto, prima cosa, controllare se possediamo il campione. Che non si sa mai, insomma, meglio controllare. Ce lo abbiamo. Rune per Pantheon. Ma che scaling AP ha? Ha la W e la R. Lo facciamo con la Salamandra build, che non è male. Direi così. Cioè, si potrebbe mettere addirittura questo per avere più spesso la ulti, che comunque sia... Andiamo a vedere il nostro Pantheon. Andiamo a vedere il nostro Pantheon. Com'è messo. Pantheon LOL. Ieri l'abbiamo giocato, l'altra live. Con la signorina. Allora, 100% di AP sulla V... e 100% di AP sulla R, ragazzi. Ok. Vediamo i cooldown. Cooldown della R, 150 secondi. Madonna santa, è tantissimo. Sì, direi che mettiamo questo. Devi andare di Luden per one-shotare DR per Sparta. Ora, ricorda, con il Nashor tutti i champion hanno scaling AP. Appunto lo Zazzo, infatti, è per questo che la Salamandra build si basa su questo concetto. Su giocare primo oggetto Nashor tut, e poi Riftmaker, che appunto poi ti dà danni puri, di conseguenza qualsiasi champion può essere giocato questa cosa. Io ho giocato, ragazzi, Renekton AP con questa build e ha funzionato, ok? E allora andiamo. Can I go Zed mid if they ban more? Ma questo qua è quello dell'altra volta! Ma me la sono già vista questa domanda! Mi hanno già rivolto questa cosa! Ma è la stessa persona, è Godofredo, è lui! È Godofredo, ragazzi! È quello di... non so, di due giorni fa! No! You asked me even last night! Ma che cazzo vuole questa persona? Oh, me lo chiedono tutte le sere! Nella battaglia. Ma è vero, c'eravate anche voi? Eh sì, mica se sono impazzo io! No way! Yes! Ero con un altro account, però me l'ha chiesto, ragazzi, me lo ricordo. Dai, picca qualcos'altro. Ha il dodge, ecco. Abbiamo perso Godofredo. Picca è uscito Pantheon AP. Poteva giocare Zed top, sì, non ho capito perché non ha voluto giocare Zed top. Cosa c'era di strano? Nel senso, tanto appunto c'è stato ben di peggio qui. Niente, se non ha il suo pick, lui doggia. Vabbè, sono cazzi suoi, stronzo perché noi ci fa perdere tempo, però sono cazzi suoi, è lui che perde gli LP. Se ti dicessi di giocare un champion qualsiasi, ma con lo schermo di LOL capovolto, lo fai? Ma secondo te? Ma ovvio che no, ma che cazzo di pick di merda è? Mi dispiace, tesoro, ma come fai a giocare con lo schermo di LOL capovolto? Cioè, ma... va bene, è anche fattibile, no? Ma il problema è che io devo capovolgere lo schermo, capisci? È brutto! Cioè, se non sbaglio c'è l'impostazione da Windows che tu puoi farlo senza farlo realmente. Però dopo lo vedete anche voi capovolto. No, però posso capovolgerlo dopo da OBS. Oddio, che casino. Perché dovrei fare una roba del genere? Ma chi cazzo gioca in questo? Ma poi... sì, mi volete far venire il mal di testa? Ah, però ve lo vedete anche voi capovolto. Va bene, ve lo vedete anche voi capovolto se esce. Un game specchiato da OBS. Si potrebbe fare, Letex, si potrebbe fare. Il costato dov'è? Dove è finito il nostro Polaretti? Sì, su Windows lo puoi fare. Però... cioè, voi come lo volete vedere? Voi lo volete vedere normale sapendo che io lo sto vedendo capovolto?
Però non c'è gusto dopo, perché voi vi vedete fare le cazzate o lo volete vedere capovolto anche voi. Poi dopo vi viene il mal di testa, ve ne andate e dite, ma che cazzo fa sto scemo? Secondo me vi faccio vedere solo il mal di testa, ragazzi. Quindi no, no, vi faccio venire il mal di testa se lo vedete anche voi capovolto. Ma siete matti. Rinasciamo. Poi dopo mi sento in colpa perché vi faccio girare la testa. Fai uno schermino dove si vede capovolto. Si può fare, ecco, Matt ha avuto una buona idea. Voi lo vedete dritto e però in basso a sinistra mettiamo come lo sto vedendo io. Si può fare così. Sì, va bene tesoro, però il piccolo scelgo io. Perché almeno gioco uno dei campioni che so giocare. Già devo giocare capovolto. Ok. Allora lo puoi proporre. Che merda. Che merda. Ragazzi, cioè, noi siamo. Cioè, voi siete talmente pazzi che pensate a cose assurde. Ma come vi viene in mente di chiedere una roba del genere? Cioè, io mi domando, tipo, gioca senza occhiali. Gioca questo champion senza andare in quel punto della mappa mentre mangi e saltelli. Ma che cazzo di robe sono? Va bene. Faccio mente con i campioni, ma con lo schermo capovolto. Ciao, Franarde, buonasera. Ok. Vabbè, ci pensiamo, sì, ne vediamo. Non sono ancora molto convinto di questa cosa, eh. Però va bene. Allora, signori, 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 stiamo per assistere al magico Pantheon full AP in un team AP. E questo è un grave problema. Se avessimo avuto, che ne so, un top laner o un jungler AD, magari sarebbe andato meglio. Ma vabbè, non fa niente. Non fa niente, non fa niente. Giochiamoci il magico Pantheon AP. Passiamo 30 minuti in divertimento. Sì, voi. Poi dopo io mi devo riprendere e facciamo 30 minuti di just chatting. Perché io non ce la faccio dopo, se no. Allora, il Pantheon AP. Con cosa starta? Siamo contro Irelia. Cazzo, no, una forte. Non potevano darmi una scarsa. Starto di scudo di Doran. Oppure di goccia. Arca puttana. Allora, starto di scudo. Gioca con i piedi mentre fai una trazione su una sbarra sul balcone appeso. Ma è ottimo, è molto comodo. A questo punto giochiamo sotto la doccia, sul cesso, mentre facciamo sesso. Va benissimo, mentre facciamo sesso è fattibile. Bisogna trovare dei candidati. Attenzione, ci invadono. Ok. Il Pantheon AP, che cosa vuole maxare? Io direi di maxare comunque la Q. Tanto all'inizio non ho ancora molto AP, anzi ho 69 di AD. E quindi direi che facciamo un po' di danno. Magari riesco a fidarmi un po'. Mal di goccia da mani o piedi. Gioca con 40, mentre ti fanno un po'. Ok, Ludem, sì. No, quello penso sia facilissimo. Gioca senza usare mouse e tastiera, con la mente. Perfetto. Comodo, comodo. Eh sì, è fattibile. Facciamo così, quando usciranno tecnologie future. Aspettiamo. Chi è che sta creando nuove tecnologie, ragazzi, nel mondo? Sapete se c'è qualcuno all'opera? Io so di un certo Meta, però non ho ben capito. Io sto creando un cazzo gigante. Oh, buono, buono. Peccato non averlo già, eh. Ok. Allora. Ok, attenzione! Il Pantheon AP, non è vero. Non sono ancora AP perché ovviamente siamo a livello 1. Però Pantheon con lo scudo di Doran. Ecco, la potenza della difesa anche lei ce l'aveva. Ok, non so cosa dire. Semplicemente ero un livello sopra. Va bene. Perché questa persona sta giocando Irelia mid? Ah. Danni fa, beh, Pantheon, ragazzi. Non so se ve lo ricordate, ma era uno dei miei pick più potenti. Un tempo.
Giocavo Pantheon con lo porca build e mi divertivo un sacco. Il popolo cerca una forza che già gli ha... Se 20 Zenifer si vedono, no, signor Zazzo. Non basta una sera, purtroppo. Però la sua build mi è piaciuta molto. Io giocavo il Pantheon porca build. Allora, no, non la D, cosa sto facendo? Scusatemi, devo concentrarmi. Allora, Salamandra build, Salamandra build. Sì. Ecco qua, scusate, ho comprato una spadina per sbaglio. Pantheon AP. Per adesso andiamo di attack speed, ovviamente. Cerchiamo di ritardare il più possibile. Ricordatevi di seguirmi su Instagram. Mi fa vedere le stat. Buonasera Andrea Eagle, buonasera. No! Irelia si è fidata! Porca troia! Male. Allora. Chiedo di maxare la Q comunque perché almeno fa danni base alti. In teoria. Cazzo, Emilio. Va bene, va bene. E che si ricorda il mio Panto, ragazzi? Prima ancora di Jennifer, giustamente. Vieni qua, troia. Cazzarola. Buono, buono. Sì, cazzo! Non si arrende il Pantheon! Non si arrende, vaffanculo! Distrutti tutti quanti! Al pelo! Pazz! Urca! Molto bene, ragazzi, molto bene. Siamo carichi con questo Pantheon. Per adesso attack speed, ma ora cambierà. Diamoci un po' di roba. Bene, back. Non potete usare Pantheon per la scalata? E in realtà per la scalata si poteva usare di tutto. Però il problema della scalata era che ero finito in Smart View e mi sono rotto i coglioni. Allora, signori. La W fa danno fisico, la ulti fa danno fisico. Porca troia. Allora non si può prendere le scarpe Armor Pen. Vabbè, non fa niente. Cioè, Magic Pen. Volevo prendere le scarpe e Magic Pen, raga, però non scala nulla in AP e quindi sono inutili. Cioè, non scala nulla. Scala in AP, però non fa danno AP. Ciao, The Real, benvenuto. No, There Al 5. Urca, tirulero, oggi splende il sol. Ah, sì, era Urca Badurca. Due summoner left the rift. Bro, please, Pantheon top. Che devo fare io? Vuole una mano? Andarci io? Non ho capito. Ah, Pat top. Madonna, ho letto Pantheon. Quanta gente c'è, raga? No, qua muoio. Scherzavo! Bastardini! Non si riesce a prendere il Pantheon. Va bene. Cugino, che ne pensi del pick che proporrò questa settimana? Il pick sarà Garen full critico, ma mentre giochi mangi. Mentre gioco mangio? Ho capito. Boom! Non si arrende! Perfetto, ragazzi. Abbiamo già la ulti. Per mandare botlane. Ho 100 HP. Quindi no. Vai. Ragazzi, tanta roba sto Pantheon, eh. Massacrando tutto. Attaccante è veloce. Oh, cazzo. Per fortuna non mi vedono. Ma era per la top lane.
team è stato disintegrato. E allora pinga il jungler, bravissimo. Brio, please! Ah, vuole la brioche? Qualcuno gliela porti. Cazzo, ragazzi. Va bene, lo compriamo, dai. Perdiamo 10 di AD per prendere 37 di AP. Va bene, facciamo 37 danni in più con la W e 37 danni in più con la ulti. Ah, però, ragazzi. Ah, però. Va bene, va bene. Ciao, signor Kat. Buonasera, buonasera. Dov'è finita la mia brioche? Dov'è la mia brioche? Sì, sì, tutti quanti qua che vogliono fare delle build strane. Ma non possono competere con la mia. Qua c'è Nocturne, vero? Posso ultare botlane. Piacerebbe molto. Arrivo a ultare botlane. Arrivo con la ulti su quello lì. Mamma mia. Sì, 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 sì. Boom! Tagliata. Perfetto. Mi piace. Ok. Altra P, ragazzi. Altro 40 di AP che non è male. Allora, mi manca ad uccidere soltanto Nocturne top e abbiamo il cooldown della ulti ridotto al minimo. Per ora è 140 secondi, è improponibile adesso. Abbiamo zero di ability hasting. Ma perché cazzo team è venuto mid? Ma ha fottuto la lane. Va bene, vado top lane. Però poteva chiederlo, cazzo. Timo vuole swappare. Vuole swappare come? Senza chiedere. Ma non è così che si fa. Questa è educazione? Qualcuno gli ha insegnato l'educazione? E niente. E sono contro un tizio che è 3-0. Contro quelli raid almeno me la continuavo a spaccare io per i fatti miei. Non so, ragazzi, ho un po' di paura. Ah, poi mi vogliono pure fare l'Herald. Vaffanculo. Io avrei continuato, Timo. Ma perché cazzo vieni top lane allora? Senti, bro, io farmo, te lo dico. Questo Timo sta confondendo un po' la squadra. Così non vinciamo, eh. Bro, non puoi confonderci tutti quanti. Ok, ok. $715, posso comprarlo, ragazzi. Posso comprarlo. Non posso andare contro Nocturne. Questo non si può fare. Va bene. Torno mid. Tanto lui è morto pure da... Pure mid è morto. Tanto vale che ci resti lui. Eh sì, raga, ma lui è 3-0. Adesso 4-0. Anzi, di più, perché la mia build... La mia morte valeva 2 kill. I return mid. Timo, go top. At least I get fed and carry you later. Play passive under turret. Cioè, zio. Devo insegnarti io come si gioca. Guarda te. Fai schifo, continua a fare schifo meno, ma non dar fastidio ai tuoi compagni che magari possono carriarti. Venga a ultare botlane. Anzi no, c'è il drago. Vieni tu dal drago. Sono tutti fiddati questi, eh. Tu puoi stare, puoi ultare con me. Sì, puoi ultare con me. Buono. Un bello shutdown. Buono.
Andiamo mid adesso, vieni che ulta. Arriva! Perfetto ragazzi, perfetto. Buonissimo. Mid fatto, facciamoci un po' di plate. Non sappiamo dove è Nocturne, penso top. Ok, non ha giocato molto sotto torre. Se si è fatto ultare lì. Buono, buono, buono. I was under turret, just FF. No. Buono, brava questa Evelyn. Ok, ci facciamo la prima torre. Corri, corri, attacca sta cosa, stacca sta cosa. Attacca sta torre. No, per un millisecondo, dai, vaffanculo. Va bene. Aia, ok, qua ci fanno il culo, ci hanno aperti. E va bene, va bene, va bene. Ah, sap. Vabbè, non fa niente, per poco. Ti ha sentito e ti ha risposto. Vabbè. No, no, non mi ha sentito. Cioè, se la ulti di Nocturne l'ha fatta, team è morto qui, ok? E c'era la scia da qui a qui, lui non era sotto torre. Quindi l'ha trollata. Mi sa che questa partita, ragazzi, non si vince. Il Pantheon AP non ha un supporto dal suo team. Abbiamo un 0-5 top lane. Un minimo, ragazzi, un minimo. Non fa niente, non fa niente. Ah, ok. Ora max la W, così abbiamo meno cooldown sulla spell che scala. Ah, quello sì, si può fare, quello si può fare, Onyx. Un giorno lo faremo. Però adesso non è la nostra intenzione fare quello, ok? Vogliamo solo giocare Pantheon AP nel modo più utilizzabile possibile. No, non troppi. Sono in 5, non facciamo un cazzo lì in mezzo. Stanno giocando molto gruppati, molto bene. Noi invece siamo delle merdine a confronto. Ok, ok. Là c'era Fustica, il signor Kisho. Ritorna con la sub. Quanti mesi sono, signor Kisho? 7 mesi, ma buonasera. 7 mesi come le patate che ha mangiato stasera. Grazie mille, grazie mille. Faresti leggere il popolo dei sbronzi una review dell'O.GG del maestro Sauron? Ma assolutamente sì, lo facciamo, lo facciamo. Visitiamo anche il buon buon Sauromat. Ok. Perché la ultiamo quella, eh? No, si sono spostati. Dove vanno? Porca troia. Niente. No, non ci andiamo, siamo pazzi. Sono mica pazzo. Ho missato la mia ulti, non si prosegue. Anche perché loro erano in 4 dall'era con Nocturne compreso. Sono troppo fiddati, hanno pure Viego. Tryharder champ. Ok. Va bene, va bene. Però qui ci fanno il culo perché arrivano in 4. Prendiamo il portale. Vai, venite, venite qua. Ok, ok. Non fa niente, non fa niente. Non faccio un cazzo di danni ancora. Abbiamo bisogno di questo oggetto. E non possiamo fightarli in teamfight. Ma questa partita è andata, ragazzi. Sembra uno stuzzichino, è andato il game. Loro sono tutti gruppati e noi non riusciamo mai a fare nulla. Cioè, ci fosse una volta che magari c'è uno da solo, capito? Il fatto è che non possiamo fightare in gruppo. Magari con Riftmaker cambia qualcosa, però...
Dubito. Devo cercare di fare 50 gold, quindi adesso nasco, vado dai lupi. Anzi, vado botlane. Faccio 50 gold e torno. Sì. No, sono troppo tutti avanti. Per fortuna non ho comprato Magic Resist. Non solo armor. Ok. Va bene. Vado back. Compriamo la salamandra. Vediamo se cambia qualche cosa. Dopo facciamo Lichbane. Così abbiamo un 30 di Ability Haste. Poi possiamo fare Rabadon Cosmic. Vediamo. Oh, quello. Quello. Io ulto subito, eh. No, cazzo. Porca troia, raga. Oddio, però un po' di danni sono stati fatti. Porca puttana, me l'ha rubata quella. Buono, questa la prendo io. Vai, vai, c'è questa stronza qui. Io ci vado, io flash, in caso. Buonissimo, altra kill fatta. Usiamo questo. Oh, come ha fatto? Come cazzo ha fatto a vedermi? Buonissimo. Ci sono ulti a distanza. C'è la W di Swain. Ok. Posto, raga. Abbiamo recuperato un sacco di roba. 3 robe enormi ci siamo presi. Via. Oh, raga, ce li facciamo? Quasi. Va bene. Comunque, ragazzi, 3000 gold. Sono uscito dalla base con 0 gold. Ritorno con 3000 gold. Ward, abbiamo una Lich Bane. Forse può darci una mano. Ciao, Raf, buonasera. Ho farmato per la Lich Bane, assolutamente. Il prossimo è il Rabadon. Quanto danno fa il nostro Nashor Tooth? 77 ad attacco base. Guarda come vuole disrespettare. Ha preso molti danni però per fare sta cagata. Ok. Ho ulti in 5 secondi. Aspettiamo Yumi e andiamo. Guys, we can win. Stop playing. Dai ragazzi, su, fate i grandi. Fast combo Pantheon. Quasi. No, che palle. Vabbè, un minuto alla ulti. Peccato. Non è malvagia la situazione, Qua forse farei una zonia, perché loro sono full AD. Però non so se fare la zonia e ritardare il Rabadon. Cioè, il Rabadon alla fine che cazzo mi serve? Mi serve soltanto ad aumentare gli danni sugli attacchi base. Che, allora, praticamente cosa facciamo? Abbiamo il Nashor Tooth che scala del 20%. Il Rabadon ci dà 120, quindi arriviamo a 430, più il 35% di extra. Quindi, diciamo, arriviamo a 420, più un terzo di 420 è tipo, quanto è? 100, un terzo, quanto è? 140 circa. Quindi arriviamo a 520, no, 420 più 140, quindi arriviamo a 560. Quindi abbiamo 100, 250 più di adesso, il 20% di 250, un quinto... quindi è, quanto cazzo è? 50, quindi facciamo 50 di più di attacchi base, ok, oppure abbiamo questo. Farei la zona. Sì. Ok, facciamo questo. Sì, circa 50 in più di attacchi base, quindi invece che fare 77 faremo
che ne so, 100, quasi 130 di danno. Consideriamo che adesso abbiamo Yumi e quindi abbiamo anche 91 qui sopra. Però buonasera Smessenari, buonasera. Allora, non sappiamo dov'è. Ok, qua là è morto uno top. Ok, bot, come sono messi? Ah, cazzo, sono proprio loro. Praticamente fare qualsiasi spell che non sia W non è worth. C'è il drago in 30 secondi, probabilmente vogliono farlo loro. Buono! Colpiamo con forza. Fallo. Buono ragazzi, buono. Queste due kill qua sotto bot sono state divine. Perfetto, cazzo. Un drago per noi, questa tanta roba. Prende il portale? La terra è sotto di me. Torniamo a bot. Forse fai più danni con la V non caricata? Perché no? Perché ne faccio di più? Attenzione Lucifer, grazie mille. Guarda quanto danno faccio con la buca caricata. Perché dopo ci sono i tre attacchi base che scalano con URF. Oh cazzo, forse ciao anche a tutti voi in chat cugino URF. Buonasera. Comunque sì, considera che dopo che faccio la W c'è la Lich Bane più tre attacchi base potenziate dal Nashor. Oh cazzo. Buono, questo ce lo facciamo con la W. Vai! Usciamo una torre. Cosa volevi fare, tesorino? Ieri ero in giro. Buono! All'improvviso vedo un tizio con delle forbici venire verso di me. Meno male che avevo il sasso in tasca, altrimenti avrei perso. Meno male. Andiamo via. Ho 3300 gold. Quasi prenderei il Rabadon, ve lo dico. Quasi prenderei il Rabadon. Mancano 50 gold per il Rabadon. Faccio i lupi e torniamo back. Ragazzi, prendo il Rabadon subito, diretto. Meno male che avevi la roccia. Sono felice per te. Sto maxando. Cosa maxo per seconda? Facciamo la Q. Rabadon, ragazzi. Così di cattiveria. E adesso farei Cosmico o Zonia. Farei la Zonia perché loro hanno tante robe. Servirà anche riduzione cure qua, eh. Sto facendo anche Mikael, forse poteva andare bene il coso, sai, la staffa? No, non lo so. Va bene, anche il Chancer in realtà, è anche un po' attack speed dopo tutta questa cosa. Facciamo 150 danni extra con gli attacchi base, magici. Chat solo sub per un minuto. Avete fatto proprio bene. La chat è in slow. Proprio bene, bravi ragazzi, abbonatevi così potete scrivere un chat solo sub. Per un minuto. Molto potente. Perché dovete fare tutte queste chat ogni volta? Ok, questa è stata una stronzata. Guarda come scappa. Cazzarola, peccato che non avevo lei. Comunque che danni, raga. Mi piace bannare la gente in chat. Che danni. Peccato che siamo stati un po' stupidini. Non stavo pensando a cosa stavo facendo. Sono andato dritto nella loro giungla. Comunque sì, prendiamo questo.
Ragazzi, abbiamo un sacco di danni. Quel Nocturne si è spaventato, si è cagato in mano, ha flashato dopo che gli ho fatto la W. Help me and we can win. Peccato per sta cosa, non devo stare attento. Troppe cose mi hanno distratto, tutte queste chat riscattate. Ok, vado dal blu. Sì, meglio zone. Tanto comunque sia è questa, è Ability Haste. Andiamo. Loro fanno il Baron. Loro fanno il Baron. Stop going 1v5. Voi non mi aiutate, io non posso aspettare voi che state fermi immobili. Oh, me lo fai prendere? Ma che cazzo? Ok, qua c'è un notizia bot. Fast combo Pantheon! R! Affanculo! Azz, peccato. Devo avere più spesso la W, ragazzi. 7 secondi sono troppi. La W è quella cosa. È quella cosa che mi fa fare la cosa in più. Il problema è che loro sono troppi. Cioè, sono troppi fiddati, ok? Troppi pericolosi. Loro hanno Nocturne e Viego che sono pericolosissimi. Jinx e Swain non sono tanto pericolosi, però danno fastidio, perché Jinx comunque sia i suoi danni li fa piano piano, eh? Con 10 attacchi di Jinx t'ammazzano. Lui non è fastidioso, però i CC dà fastidio, ti slow, insomma dà un po' di problemi. Irelia comunque sia la Sterak, tanca un casino, ha 3000 HP, quindi... Cioè, ognuno di loro mi dà problemi. E io sono sempre da solo. Loro mi dicono stop going 1v5, va bene, e voi che cazzo state facendo? Boh, questo è fermo sotto la sua seconda torre, questo è fermo sotto la sua seconda torre, questo boh... Nessuno mi sta aiutando, quindi ragazzi, stop going 1v5. Sono 1v5. E vabbè. Facciamo livello 16 che ci prendiamo un po' di exp. Prendiamo, cioè, la ulti al massimo sicuramente aiuta. Mi mancano due livelli ancora. Lui è il 17, cazzo. Lui è il 17 ed è molto cattivello. Mejai è inutile, le stacchi e poi muori. Sì. Oh! Un aiuto dal team? Siamo benedetti? Porca puttana, ma come cazzo fa a vedermi che abbiamo il trinket rosso? Ma da quando... Cioè, lui preme R un chilometro, cioè un'ora prima, e ci mette mezz'ora a fare il viaggio, non ho capito. Volevo la playlist del cugino, fai punto esclamativo music, punto esclamativo Spotify, punto esclamativo... sì, queste due. E trovi le canzoni. Su Spotify trovi la mia playlist, cioè le canzoni che ho fatto io. Se vuoi una playlist di musica che invece io ascolto, quella non c'è. Forse un giorno la mettiamo. Ecco qua la spatola d'oro che ci aiuti. No, non ci aiuta in questa partita la spatola. La spatola d'oro non ci aiuta in questa partita, ragazzi. Qua una cosa che ci potrebbe aiutare sarebbe stato avere un team. Vabbè, prendiamo questo, dai. Vediamo come va. Ulto mid. Subito. Arriva Pantheon! Bene. Li chiamo fratelli o sorelle. Su questa cosa non se l'aspettano, cazzo. Qualcuno verrà qua. Sera Red, scusa il ritardo, ma mi sono perso tra le postazioni da gaming dei bambini. Si preoccupi, Leo Gamer. Ok. Non fare niente. Sai che ho guardato qui, non è esatto il tank rosso? È qui? Magari se c'è una ward lì ci vedono, eh. Okay. Non copre tutto, mi sa. Mi sa che ci hanno visto, non so come. Cioè, erano lì in cespuglio. Vabbè.
Strano, non capisco. Non capisco come ci abbiano visto. Vabbè. Che danni sono? Sono i danni di Pantheon AP, ragazzi. Però non bastano per questo game, mi spiace. Un minuto al drago. Oh, cazzo. Mamma mia. Sì. Tutti quanti ci sono. Porca troia. Madonna, ragazzi, ne troviamo uno. Sono in 5 insieme. Stop going 1v5. Allora seguitemi, porca troia. Dai, ragazzi, posso contare su di voi in sto game? Vado. Vai, vado. Madonna, si spostano mezz'ora prima. Ma come cazzo è possibile? Va bene, va bene. I one shot così riusciamo a farli. Serve ancora più CD comunque, mi serve ancora più CD. 46 è troppo poco. Devo assolutamente comprarmi il Cosmic. Al posto delle scarpe. Ma che questo è diventato così tancoso? Ah sì. Danza della morte. Oh, chi c'è qua? Ok, questo ce lo facciamo, questo ce lo facciamo, questo ce lo facciamo. Drago, 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 è importante. Ce lo fa? Io sto qua. Buonissimo. Buono! Che danni, ragazzi! Porca puttana! Li smontiamo tutti, Torniamo lì che c'è la pink che non ci vedono. E poi ulto mid. C'è Jinx sicuro. Jinx è ancora da sola per qualche secondo. Cosa è andata la troia? Che puttana. Va bene. Via, via. Non ci piace la loro presenza. Timo dovrebbe fare la cosa che fanno tutti i Timi, ma il Timo che ho in squadra io non lo fa. Mettere i funghi. Dove sono i funghi? Uno, due. No, questo cos'è? No, non è un fungo. Quello è la trappola di Jin. Non ci sono funghi. Place a lot of mushroom, please. Dai, cazzo. Niente, non c'ho il trinket blu. Non ce l'ha nemmeno Jin. Ok, ok, non lo stanno facendo. Forse. Perché magari è un bait. Ok, non lo stanno facendo davvero. Ok, ok. Là ci vorrei andare, eh. Se no pushiamo top. E quello c'è per la bot, però. Tengo d'occhio, tengo d'occhio. In caso ultiamo dall'innalzo inibitore. Però metto in push la top. Ok. Mi avvicino per ultare. Molto. Buonissimo, buonissimo. Quello lì muore. Stai zitto, coglione.
Buonissimo. Ha usato troppo. Ho anche la pozza. Abbiamo 82 di CDR, ulti ogni 70 secondi, V ogni 4.9. Sono lentissimo perché non ho le scarpe. Porca troia, ragazzi, che cazzo di partita. Cioè, se siamo in piedi in questo game, ragazzi, lo dobbiamo a Pantheon AP con 1080 di AP. Cioè, vi rendete conto? Il problema è che loro adesso compreranno Magic Resist, immagino. Infatti lui ha già quello. E io come cazzo faccio? Non male che si sono svegliati. Cioè, adesso loro si svegliano, comprano Magic Resist ed è finita per noi, in sostanza. Per lui è troppa resistenza adesso. Va bene, infatti lo uccidiamo subito. Benissimo, benissimo, benissimo. Due kill fatte. Continuiamo il push. Vai, ragazzi. Pantheon spacca torri. Vai, vai, vai. Spacchiamo tutto qua. Vai, Timo pusha bot. Io pusho mid. Drago tra 1 e 04. Buonissimo, buonissimo. Vinciamo sta cazzo di partita, ragazzi. Rendiamola leggendaria. Andiamo dal drago. Drago tra 40 secondi. Drago tra 40 secondi. Loro sono morti in 2. Sono grossi quelli, sono grossi, Sono grossi, grossi. Questo fight deciderà tante cose. Rushiamolo. No, non ce la facciamo. Però non è male, ragazzi, non è male. Non è male, non è male, non è male. Guardiamola la loro base. Riusciamo a fare un'altra torre? Io posso ultare in base e distruggere il Nexus con la ulti, eh? Posso farlo. Non è male. Yerneax, grazie mille, ben arrivato, 15 mesi, ciao a Marco, ciao a Kalash, buonasera ragazzi, ben arrivati, grazie per il follow, grazie anche a Troller, buonasera Troller, ciao Lucifer, grazie ancora per i 16 mesi, ciao cugino Rap e ciao anche a tutti voi in chat, cugino Urf, grazie mille signor Lucifer, dai carichi per questa partita ragazzi, adesso andiamo là e spacchiamo tutto, adesso proviamo ad andare alla bot lane, dobbiamo difendere la bot lane, signor Jin ce la fai? No, non ce la fa, sotto le due torri, vai Jin, sotto le due torri, che così lo spaccano, dove sei Jin? Vai Jin, sì cazzo. Jinkul Ignite. Ah, forse per questo che sta facendo schifo. Deve prendere il barrier, che ne so. Buono, 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 ragazzi. E allora, Nocturne è morto. Uno dei grossi problemi se n'è andato. Buttarsi mid forse è troppo esagerato, ragazzi. Però buttarsi top dopo pubblicità. Con il Super Minion tutte le mie build. Potrebbe non essere male. Potrebbe non essere male. Ok, stanno andando lì. Stanno andando lì dal Baron. Andiamo anche noi. Per poco. Slow one melee. Ah, quanto scappano. Il destino è la mia arma. C'è la bot da difendere. Non possiamo fare un cazzo. Abbiamo perso tutta la possibilità dell'engage. Ora ha respawnato Nocturne. Lo hanno i Super Minion con il Baron in base. Dovevamo ucciderli prima, quando erano in tre che stavano scappando. Ho troppo aspettato per ultare.
Ok. Non mor... No. Vai, Evelyn! Vai, 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 vai! Che abbiamo Gino in base. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene lo stesso. No, cazzo! Questo non va bene. Porca troia. Questo è tosto. Porca puttana. Madonna ragazzi, tu stessi sto game. Scusate se non sto leggendo la chat, però siamo carichi qua. Un nemico è stato ucciso. Ah. L'inibitore nemico sta per lì. Eurogamer 006 è il nuovo sbronzo S. Cosa sta facendo questo Pantheon AP? Mangio del parmigiano. Piace? Ragazzi sì. Posso urtare. Allora, sparano gli inibitori. Quindi noi possiamo andare a prenderne uno. Io ci vado, io ci vado. No. Non esageriamo. Ok, ok. Arca troia, ragazzi, che partita ansiogena. Cugino, mi sono autobannato. Ok, Jin difende. Stanno arrivando tutti quanti qui. Ecco. Mado, mado, ragazzi, che ansia sto game. Porca troia. Vorrei ultare nella loro base. Il tuo inibitore sta per rigenerarsi. Dai Evelyn, ma almeno finisci quello che cazzo hai iniziato. Non lasciarlo così l'inibitore. Eve, go destroy their inhib. Non ha nemmeno la Lich Bane. Non ha nemmeno Rabadon. Ma che cazzo ha comprato sta qua? Non ha comprato i due oggetti principali di Evelyn. Madò. In 5 in un cespuglio, ragazzi. In 5 in un cespuglio. Ma sono seri. Vai, vai, distruggiamo tutto, distruggiamo tutto. Se riusciamo a tirare giù quella torre, perfetto, eh. Dobbiamo solo tirare giù una torre. Dobbiamo solo tirare giù una torre. Arca troia. Niente. Allora, il fatto è questo. Evelyn doveva distruggere. Evelyn doveva distruggere i due inibitori. E poi dopo io facevo. Il problema è che Evelyn non ha le palle per andare a distruggere gli inibitori. E non ha nemmeno la Lich Bane con cui distruggerebbe le cose più velocemente. E quindi tocca sempre fare tutto a me sta partita. Timo una cosa dovrebbe fare. Cioè, nessuno ha comprato il Rabadon, ragazzi. Esiste un oggetto chiamato Rabadon, compratelo, non lo so, fate qualcosa. Io devo prendere qualcosa perché loro sono troppo tankosi, non so. Stavo pensando di prendere la Voidstaff. Dai Timo,
Spacchiamo il terzo inibitore. Vai, cazzo. Sono due morti. Bene, noi nasciamo, possiamo andare a fightarli quelli. Ce la facciamo. Quelli possiamo fightarli, secondo me. Proviamo a focussare Jinx. 10 secondi. Timo, continua! Timo, go, fucking go! Ma porca puttana, ma siete tutti addormentati? Ma che cazzo fate? Ok. Poteva fare anche l'inibitore, poteva fare. No, lui dorme. Non ci vedo un cazzo adesso. Questo non è molto buono per Pantheon, questa ult. Niente. Poteva farsi quello, poteva farsi, raga. Un vero peccato. Un vero peccato. Molto triste. Molto triste. Eliminazione per Magic Pen? Sì, posso farlo. Però mi esplode un sacco fast dopo, Facciamo il terzo inibitore. Se riusciamo a tirare giù la torre, ragazzi, abbiamo vinto. Quindi, inibitore. Perfetto, via. Perfetto. Abbiamo buttato giù tre inibitori. Ora loro devono difendersi dal push di tre wave. Ragazzi, il problema è questo. Se quella torre non la tiriamo giù così. Ok, quella roba là in base è buona. Infatti sono andati a difendere subito, avete visto? Sono andati subito a difendere. Hai Tink Trosso qui? No. Ok. Non facciamoci vedere. Ma sti Regards qui che fanno? Quello lì ci pusha per forza la top. Non ci fa più finire. Ok, aspetta. Se possiamo shottare lui. Dobbiamo andare in base. Forzalo. No. Hanno fatto benissimo, raga. Hanno fatto una cosa ottima. Io posso ultare, ma abbiamo perso. Peccato. Non l'abbiamo vinta, ragazzi. Peccato, bravo Nocturne che ha carriato quel team ed è andato top in a depushare. Se non fosse andato a depushare, ragazzi, io ultavo sulla loro base. Sì. Davvero un peccato. Bravo Nocturne per loro, però troppo facile ovviamente, nel senso, bravo Nocturne, certo, però non ci voleva tanto essere bravi in questa situazione. Siamo stati molto più bravi noi che siamo riusciti a resistere, signori miei, tutto questo tempo. Con un Pantheon AP, facendo questi danni, contro un team del genere, con un Nocturne così fiddato, con tutti così grossi, che stavano giocando molto bene rispetto ai miei compagni che erano delle merdine, 1-18, tutte le altre cose. Vabbè, non fa niente ragazzi, è stata comunque una bellissima partita, devo dire che è stata una bellissima partita, molto intensa fino alla fine. Peccato, non siamo riusciti a vincere davvero per un pelo. Bene, andiamo a vedere qual è il prossimo pick di stasera.